Poi la cosa che colpisce in maniera incredibile è che poi alla fine è il titolo del libro, Gli Insabbiati, e che secondo me fa capire chiaramente come non siamo di fronte ad un fenomeno di diciamo semplicemente mafioso, è la capacità istantanea che ha questa organizzazione di imbastire una diciamo rete di diffamazione istantanea nei confronti di quel giornalista che viene ucciso da Cosimo Cristina negli anni 60, che poi si è suicidato ovviamente perché era triste, era abbattuto per aver perso il lavoro e non poter mantenere la famiglia, addirittura Beppe Alfano iniziano a girare voci di addirittura giri di amanti minorenni, gioco d'azzardo, per arrivare ad esempio a un personaggio, mi ricollego al caso Mattei, che secondo me all'interno del libro è uno delle, credo, il caso più inquietante in assoluto, e qui arriva Mauro De Mauro. Mauro De Mauro scopre e dice a tutti di avere per le mani forse l'articolo del secolo, perché riesce a ricostruire lentamente, muovendosi sempre all'interno di quelle maglie, a Palermo in questo caso, e a ricostruire uno dei casi cruciali di quel periodo, probabilmente uno dei casi fondamentali dell'economia mondiale. C'è il caso Mattei, e Mattei, appunto, come diceva Luciano, viene fatto esplodere nel 62, ottobre del 62 se non sbaglio, e lui partiva dall'aeroporto di Catania. Il cambiamento dall'aeroporto di Catania gli venne suggerito, anche in questo caso, da un suo carissimo amico: no, non partire da, se non sbaglio, Comiso, dove lui era solito muoversi, Gela forse, che lui decideva in poche ore quando doveva partire, proprio temendo per la sua vita. Gli venne detto: no, lì è pericoloso, parti da Catania. Anche qui gli amici, Enrico Mattei viene fatto saltare in aria perché aveva messo in ginocchio l'economia petrolifera mondiale, perché lui inizia ad avere, a stringere contatti e accordi con la Russia, capisce il potere dei paesi africani a livello di sviluppo nell'area del Mediterraneo per quanto riguarda l'economia petrolifera, e quindi mette in ginocchio tutti quelli che hanno gli accordi famosi, le sette sorelle, quindi degli Stati Uniti d'America in questo caso. E tra l'altro è interessante capire come poi la decisione di uccidere Di Mauro è una decisione lenta, quasi sofferta, perché non si capisce come, se farlo, perché si potrebbe trasformare in un volano che va contro alla fine gli interessi stessi della mafia. Alla fine De Mauro viene catturato, poi in realtà non venne, credo, mai ritrovato. La domanda relativa a De Mauro, cioè, secondo te cosa veramente, perché poi i casi sono diversi, cosa veramente ha portato alla scomparsa? Allora, io voglio premettere una cosa, che un giornalista difficilmente viene ammazzato per una cosa sola. È difficile veramente, soprattutto per un giornalista di alto livello. Il giornalista si occupa di diversi fatti, diverse cose. Viene ucciso da una sola organizzazione, ma per una convergenza di interessi. Cosa voglio dire? Voglio dire che Mauro De Mauro, all'epoca, su Mauro De Mauro furono fatte tre ipotesi sulla scomparsa di Mauro De Mauro. La prima fu quella che era stato ucciso, che era stato sequestrato dalla mafia per una questione, per il traffico della droga, perché Mauro De Mauro avrebbe scoperto i grandi signori della droga del tempo. Questo fu il generale della Chiesa, che allora era comandante della Legione dei Carabinieri di Palermo, a teorizzarlo. Poi si parlò del golpe borghese, che Mauro De Mauro, di cui Mauro De Mauro avrebbe scoperto i preparativi, e poi si parlò della tesi, che a mio avviso è quella più conducente, del caso di Enrico Mattei, della morte di Enrico Mattei. Come avviene tutto questo? Avviene così, che il regista
Francesco Rosi, che deve fare, deve girare un film su Enrico Mattei, commissiona a Mauro De Mauro una sceneggiatura, cioè Mauro De Mauro praticamente deve fare un'inchiesta sugli ultimi giorni di Enrico Mattei in Sicilia. Noi abbiamo visto che Enrico Mattei trascorse gli ultimi giorni in Sicilia e poi a Catania avvenne il sabotaggio dell'aereo. Mattei venne in Sicilia perché doveva andare a parlare con, doveva rassicurare gli abitanti di Gagliano Castelferrato in provincia di Enna, in quanto si dovevano scavare dei pozzi di metano proprio in quella zona. E quindi andò proprio a fare un comizio agli abitanti di Gagliano Castelferrato dicendo: non emigrate più, non emigrate, perché adesso il lavoro ve lo diamo noi. E quindi Mattei creò veramente un'attesa straordinaria, non solo nel popolo siciliano, ma io direi anche italiano, perché il periodo di Mattei corrisponde con il boom economico. Cioè io penso che Mattei diede un impulso molto importante per il boom economico degli anni 60. Salve. E quindi è una figura veramente straordinaria quella di Mattei, ex partigiano, il quale credeva davvero in un riscatto dell'Italia dopo la guerra, e quindi portò avanti questa politica petrolifera, rilevò l'Eni, che ormai era un'azienda decotta, e la portò a livelli altissimi. Cioè il segreto di Mattei quale fu? Quello, mentre le sette sorelle facevano accordi con gli stati dove si produceva il petrolio, ed erano accordi convenienti a loro ma molto sconvenienti verso questi stati, invece Mattei disse: facciamo a metà, 50-50, e questo convenne tantissimo agli stati africani, agli stati, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco. L'Algeria non esisteva. Mattei dava foglie ai partigiani algerini con l'intesa che dopo sarebbe stato parte del petrolio. Esatto, quindi un personaggio, diciamo, rivoluzionario a 360 gradi. E questo ovviamente diede molto fastidio a questi stati, a questi che portavano avanti l'economia del petrolio. E Mauro De Mauro si mise in un gioco più grande di lui. Mauro De Mauro andò proprio a un passo dalla verità. Cioè, quello che vi sto dicendo io sul sabotaggio dell'aereo, su chi c'era dietro il sabotaggio, Mauro De Mauro lo scoprì nel 70, cioè pochi anni dopo dalla morte di Mattei. E questo, in quel momento, cioè ancora ufficialmente non si sa per cosa è morto Enrico Mattei. Soltanto ora il magistrato, il sostituto procuratore di Pavia, Calia, ha accertato che l'aereo di Mattei esplose in volo e che nei corpi, perché era l'aereo privato, c'era Mattei all'interno dell'aereo, più il pilota, più un giornalista americano, e basta. Nei corpi sono state rinvenute delle tracce di esplosivo, ma questo pochi anni fa. Fino ad allora si sapeva che l'aereo di Mattei si era andato ad infrangere contro i cipressi di questa località di Bascapè a causa di un cedimento strutturale dell'aereo, la stessa tesi più o meno di quella di Ustica, per intenderci, o di Montagnalonga, come recentemente sta uscendo fuori. Quindi Mauro De Mauro scoprì queste circostanze assolutamente inconfessabili per quell'epoca, e le scoprì attraverso l'intervista che fece alle ultime due persone che sentì. Una era colui che è stato per tanti anni il responsabile dell'Eni in Sicilia, di Siracusa. Come si chiama, ti ricordi? Comunque si tratta. E poi un altro personaggio, però purtroppo sono passati.
Si tratta di due personaggi che hanno fatto, però io ovviamente non vi dico di comprare il libro, però leggetelo perché non me lo ricordo. Si tratta di due personaggi che non sono personaggi minori, sono personaggi fondamentali. Ecco, uno è Vito Guarrasi, mi sta suggerendo Riccardo. Vito Guarrasi è un personaggio che è presente al momento della firma dell'armistizio a Cassibile degli americani, è presente lì, è aiutante di campo del generale Poletti al momento dell'armistizio di Cassibile. Basta leggere alcuni passi dell'inchiesta fatta recentemente dal giudice Ingroia, quello accusato da Pietro Grasso di fare politica, per capire alcuni passaggi della morte di De Mauro. A un certo punto, secondo l'inchiesta, viene fuori che tutti i personaggi che hanno tradito Mattei fanno parte o della massoneria oppure dei servizi segreti. E allora sono personaggi che in Sicilia e in Italia hanno contato tantissimo, cioè sono quelli che in poche parole hanno tirato le fila del potere italiano fino agli anni 80. Questo è il discorso, il segreto che è stato scoperto da questi giornalisti, che ripeto, non sono giornalisti che si occupano di cose di provincia, sono giornalisti che si occupano di questi grandi segreti che fanno parte della guerra fredda fra America e Unione Sovietica. Questo è il segreto. Io volevo chiudere questa parte per passare agli interventi vostri, leggendo l'ultima parte della triste storia di Mario Francese, quando tu incredibilmente parli del nono giornalista ucciso dalla mafia, perché Giuseppe Francese, che è il figlio di Mario, è, dopo l'uccisione del padre non vive più una vita, e qui ci si può riallacciare tranquillamente a tutti i parenti delle vittime della mafia, e porta avanti la battaglia del padre, non funziona più. E porta avanti la battaglia del padre fino a quando il suo scopo è quello di riportare in carcere le persone che hanno ucciso il padre, o comunque portare avanti quella della sua battaglia. Qui Luciano intervista credo l'altro fratello di Giuseppe, e chiude così: sicuramente questa ricerca ha riaperto delle ferite. Giuseppe a questo lavoro dava una grande valenza, secondo lui avrebbe cambiato le cose, avrebbe fatto maturare consapevolezza nelle persone. Durante il processo si sedeva vicino ai legali di parte civile e a volte suggeriva anche le domande da porre. Quando i componenti della cupola furono condannati, disse: finalmente il mio compito è finito. Sul momento non capimmo. Ho consegnato la verità, ma sembrava quasi che la gente fosse indifferente a tutto questo. Il suo entusiasmo progressivamente si spense. L'ultima volta che lo vedemmo fu il giorno prima della sua morte, sotto casa. Portava a passeggiare il suo cane, un bastardino, che tempo prima aveva trovato per strada. Stava male, aveva un senso di vuoto assoluto. Quando ha deciso di farla finita, avrà pensato: papà, fra poco sarò con te, per sempre. Avrebbe compiuto 36 anni la settimana successiva. Lui, Giuseppe Francese, è il nonno giornalista ucciso in Sicilia. Se sei d'accordo passerei alle domande della platea, e brevemente vorrei ringraziare il Circolo Pickwick per l'ennesima volta nella figura di Stefano Trifirò, che ci ha permesso questo incontro. Ringrazio ovviamente Luciano e Riccardo per aver permesso a tutti noi di ascoltare cosa veramente vuol dire combattere la mafia e avere di fronte la mafia. E ovviamente ringrazio
il Movimento 5 Stelle Messina, che ha reso possibile anche questo incontro promuovendolo, e ringrazio tutti voi per essere venuti qui, ed ora spero che ci siano delle domande. Io volevo chiedere, visto che abbiamo parlato di giornalisti degli anni 70, degli anni 70, degli anni 60, cosa vuol dire oggi essere un giornalista e tentare, come fa Luciano appunto, di creare una battaglia, un ricordo, come vogliamo chiamarlo, e ancora oggi appunto rivolgersi in questo modo, appunto come fa lui, alla mafia cercando di combatterla. Ecco, il ruolo del giornalista oggi e cosa lo spinge a continuare la battaglia dei suoi illustri predecessori, e se anche lui appunto sente ancora oggi le pressioni dei giornali, dell'opinione pubblica, delle persone che contano, così come ha detto lui, e appunto la sua risposta. Rispondiamo uno a uno oppure... Ancora felice. Ma io ho una domanda del genere, vorrei anche, rispondo subito, ma vorrei girarla a Riccardo perché è importante, anzi vorrei, fra i ringraziamenti che voglio fare, vorrei farne uno particolare a Riccardo, sia per essere venuto qui, sia perché veramente, ora non voglio scendere nella retorica, però voi in questo momento avete davanti uno dei più grossi intellettuali italiani. I più grandi intellettuali italiani. Riccardo è una persona che per me è stata veramente una stella polare. Io me lo ricordo subito, dopo. Riccardo è molto bello, molto bravo, molto grosso e regge benissimo l'alcol. Non c'è bisogno di Riccardo. E ultimamente è stato insignito di un premio molto importante, come mi pare maestro di vita per i giovani, una cosa di questo genere. E lo merita assolutamente. E di questo bisogna assolutamente dargli. Dai, ti prego, no, fammi vedere questa cosa. È giusto. Tu sei una persona molto modesta, e però è giusto che queste cose si dicano, perché sono cose vere e che provengono dal più profondo del cuore. Quindi consentimi di farlo, anche se tu non vuoi. Detto questo, cosa vuol dire fare il giornalista oggi? Se, guardate, il discorso è molto semplice. La maggior parte dei giornalisti vanno in seguito i politici per farsi sistemare in qualche posto, ha detto stampa alla regione, ha detto stampa in un comune, dovunque. A volte capita invece che succede il contrario, cioè succede che sia il politico ad assicurare il giornalista per fargli le promesse più incredibili. Perché, però vi posso dire che quando questo succede, e a volte non succede una volta sola, tu vivi un certo travaglio. Però siccome i due maestri di vita sono stati, non lo dico, ma sono state persone, ci metto anche mio padre, ci metto Giuseppe Fava, ecco, tu non te la senti a un certo punto di fare dei tradimenti, non te la senti neanche di farlo nei confronti di te stesso, anche se spesso ti dicono perché lo fai e per chi lo fai, spesso te lo dicono, tu dici avete, hai ragione, per chi lo faccio e perché lo faccio, quando poi alla fine ti rendi conto che la gente non capisce, e alla fine poi tu dici che lo fai per te, quando poi fai le selezioni e dici ma effettivamente quello non interessa, per chi lo fai? Per me. Perché se non lo facessi starei male con la mia coscienza e non sarei felice. Magari oggi tu vivi una vita difficile, perché è una vita difficile questa qui, di fare il giornalista in Sicilia, ti devi inventare delle cose per campare, però c'è quel pizzico di felicità che ti fa andare avanti. Rispondo alla domanda del nostro
amico, come si sente lei a fare il giornalista, bla bla bla? E la risposta è benissimo, disoccupato. Io personalmente l'ultimo stipendio l'ho preso nel lontano, credo, 95. Però non è un gran problema, anzi è divertente. Ma perché? Perché io sono solo, non ho figli. Se andiamo a considerare la situazione di uno come Luciano, ecco là dove comincia a esserci i bambini, là la cosa è meno divertente, comincia a essere drammatica. Io in questo momento devo chiamare Fabiolino, no, che non mi ha fatto il pezzo, perché Fabiolino è una persona grande, appena di 2 anni, no? È con noi da una ventina di anni, è venuto il giovanissimo, e non mi ha fatto il pezzo perché lo stronzo dice sono troppo stanco stasera. Ma perché? Che hai fatto? Ho spaccato i marciapiedi, perché Fabiolino per campare fa il muratore precario, è lo stesso. Non abbiamo il pezzo di Custolisi, che la settimana scorsa è dovuto trasferire a Milano, per esempio, e così via. Cioè questo è una situazione un tantinello strana. Cioè voglio dire, i ladri sono scappati dopo la rapina, i carabinieri sono rimasti fermi, per il carabinieri non aveva in tasca i soldi per la benzina. Perché in Sicilia il carabiniere è volontario, no, non lo paga nessuno. Fa la colletta e fa partire la torcia. Cioè la situazione è questa. Questo vive ciascuno di voi in questi 20 anni ha perso personalmente dei soldi. No? E perché poi sono. È un ciclo, è una sola società, non sono tanti mondi, tante cose sono fatte tranquillamente. Posso dire, a me è capitato di interrompere un'inchiesta nel 95, ma allora perché mancavano quei soldi per portarla avanti, non so, stiamo parlando delle farmaceutiche catanese, roba di questo, quindi questa è una cosa che vorrei che non venisse rimossa, no? Tutte le cose cattive che dice Luciano sono venute con l'approvazione del popolo siciliano, il quale in questo momento ha un presidente inquisito per mafia. E il presidente prima era pure il presidente per mafia, anzi è in galera, ma è in galera. Io spero che voi abbiate visto i 100 passi, che è un meraviglioso film, no, però è una balla, è una favola, non è vero che alla fine la gente si ribella, papà dice no, io c'ero, e al funerale di Peppino c'erano meno di 40 persone, no, e la storia di Peppino è stata portata avanti da 4-5 persone al massimo, proprio volendo essere ottimisti, no? E poi dopo qualche anno abbiamo cominciato a fare le manifestazioni che venivano i ragazzi di Palermo, no? Ma fino a 30 la gente di Cisi non c'era, ecco, questo va detto, ecco. E voglio dire, il giudice Caponnetto, il giorno che ho avuto la disgrazia di idea di presentarsi le elezioni, è stato battuto sonoramente a Palermo da un farabutto qualunque, dal primo che capitava, quindi non facciamo più. Allora, le cose quindi sono andate così, è pazienza, ripeto, per me personalmente è stato anche simpatico, no? Ecco, che cosa facciamo per domani, dopodomani, tenendo conto che c'è l'intervento, no? Vedete, io ho una responsabilità molto amara, perché i siciliani sono ripresi da dicembre, è la quarta volta che facciamo i siciliani, no? Bene. Allora io devo chiedere adesso ai ragazzi di fare queste belle cose qui, cose che loro fanno per entusiasmo, però loro non hanno visto la fine del film, io l'ho vista, non so dove, perché io dovrei dire onestamente, guarda, fammi questo pezzo, fammi questo bellissimo lavoro, e però tra 5 anni tu sei disoccupata, punto, no? Ecco, vi prego di pensarci profondamente, questo si parla di voi, non si parla dei cattivi politici, è vero che i politici non sono bravi, no? Ma io ultimamente li giustifico molto, perché penso che sono meno cattivi del loro elettorato, no? I politici in realtà fanno bene a rubare, perché il loro vero lavoro non è affatto di fare le buone politiche, no? Questo noi lo sappiamo tutti, il politico anche deve fare danno, il compito del politico per cui viene pagato col suo piccolo stipendio, anche con i soldi che capiva, è di alimentare nel popolo la buona coscienza di essere colpevole lui e innocente la popolazione, no? E per questo il politico giustamente è pagato, perché ci contente tutti di campare con la coscienza in pace e di andare in paradiso, così non è, e questo vale per i politici e per il loro elettorato, ma ahimè vale purtroppo anche per i giornalisti e per i lettori dei giornali, no? Io mi meraviglio grandemente a Catania, un solo singolo catanese, no? E che abbia fatto la terza media, che se la senta di comprare la Sicilia, che non si sporchi le mani a comprare la Sicilia, no? Perché è un giornale che ha difeso la mafia proprio apertamente, come il giornale di Sicilia di Palermo, il giornale di Sicilia ha detto che Portella delle Ginestre è una cosa di mala vita, no? E quando c'è stato il maxi processo di Palermo ha detto silenzio, non si parla più. Eppure la gente, quella gente è compito della mafia
e tanto quanto Lima e Ciancimino, la donna ringoria. Questo vale anche a Messina, dove la gazzetta è meno mafiosa, qua a Messina, non Calabria ha fatto qualcuno, no? Però purtroppo la gente deve continuare a comprare, e coloro che sono giornalisti che avrebbero il compito di studiare l'alternativa non ci pensano, si fanno il mio simpatico blog e la notte se le vanno a casa tranquilli. E per questo non fa rilevante. Io, se mi consentite, vorrei dire un'altra cosa. Credo che un libro di questo, un libro del genere, è stato scritto proprio perché chi l'ha scritto è una persona libera. Perché vedete, sui giornalisti uccisi in Sicilia si sarebbe potuto fare un bellissimo libro di commemorazioni, avremmo fatto una bella commemorazione di questi 8 giornalisti, erano belli, erano bravi, eccetera, eccetera, però senza scavare effettivamente nel sistema di potere mafioso e politico che ha voluto l'eliminazione di queste persone. Io invece mi sono voluto occupare proprio di questo, e proprio per questo questo libro è stato pubblicato da una piccola casa editrice, con tutto, malgrado il fatto che io lo abbia proposto a tante case editrici, tranne, devo dire la verità, la Mondadori, perché di Berlusconi, e mi ha risposto soltanto Castelvecchi. Devo dire che per quanto riguarda, per esempio, mi sarei aspettato un altro aiuto dai giornalisti siciliani, dall'ordine dei giornalisti, eppure questo non è avvenuto, oppure se è avvenuto è avvenuto molto timidamente, ma soltanto a livello di singole persone e non di istituzioni, e questo mi dispiace. Però io ripeto, non è retorica assolutamente, va bene così. Ognuno poi si organizza secondo, e vi dico la verità, non mi piango addosso, e va bene veramente così. Infatti, quello che conosci di questo libro, e spero che in tanti lo acquisti a prescindere da tutto, è questo: non viene letto come un libro di cronaca, appunto, cioè non c'è un fatto riportato semplicemente, delle persone ovviamente splendide di cui ti racconta la vita, no, sono 8 romanzi gialli tristemente veri. Questa è la Bibbia del giornalismo. Esattamente, è la Bibbia del giornalismo. Devo citare di nuovo Riccardo, il più bel complimento che mi è arrivato finora per questo libro mi è arrivato da Riccardo. Mi ha detto: tengo il tuo libro sul comodino assieme a Orwell e Tucidide. Domande? Io, c'è stata una frase di Fava nel video che mi ha molto colpito, dove invoca una seconda repubblica. Se avesse saputo poi come è andata a finire, forse, probabilmente. Avrebbe voluto adesso. Sì, infatti, mia domanda è questa. Io, non so, storicamente, facendo un quadro, vedo una prima repubblica con una mafia sempre inserita, cioè nel senso ormai inutile neanche dirlo, che ammazza e che crea questi insabbiati. Probabilmente oggi queste persone non sarebbero state insabbiate, anche perché non avrebbero avuto, come spesso dice per esempio Travaglio, ormai i politici ti vengono a dire direttamente quali sono i loro reati, quello che fanno, le cose escono sui giornali, ma le cose in effetti non cambiano, cioè la differenza tra prima e seconda repubblica è pressoché nulla, solo la mafia forse adesso è meno violenta dal punto di vista fisico, è più violenta dal punto di vista economico. Ora, anche per insomma implementare la domanda di quest'altro ragazzo, un giornalista nel momento in cui non ha neanche più bisogno di indagare più di tanto, perché ormai ti spiattellano i loro reati in faccia, come fa a combattere quando le cose in realtà escono, solo che vengono totalmente ignorate? Io mi sono dato una risposta con una rivoluzione culturale, ma è possibile questa rivoluzione culturale o meno? E un giornalista cosa può fare? Ti rispondo, ho risposto prima. Domenica c'era un grande imbalzato a Palermo e vince. E c'è
la società civile di ballottaggio a Catania e a Mister Bianco. Siamo ancora appena al settore. Tu pensa a quello che ci sarà tra 5 anni, capisci? E, internet esiste da almeno 20 anni. Tu vai all'università. Ma questa è una risposta, no scusi, che stavo pensando, questa è più una risposta politica però, cioè nel senso che risposta alla politica dà un'altra risposta, a un problema politico dà un'altra risposta. Questa è una risposta politica. Cioè quindi per lei la soluzione comunque sta sempre dentro il sistema, mai che venga da fuori. Non so cosa vuol dire dentro il sistema, di tutti anni di prima, seconda, terza e quarta repubblica, io credo nella Repubblica, punto e basta, era una bella Repubblica la vostra. Noi abbiamo avuto 110 compagni uccisi combattendo la mafia sotto la prima repubblica. Vuol dire la prima repubblica può essere Andreotti, ma può essere anche per primo impastato, perché comprendevo l'uno e comprendevo l'altro. Io non credo che il problema è dentro quale contenitore, io penso dentro cosa ci mettiamo dentro, non so se avete idea. E questi contenitori che abbiamo ora sono brutti, basta dire il porcellino, tutte queste cose qui, no? E la stampa che veramente è dietro con il giro. Però le notizie girano, internet, capisci? E quando è morto Pinelli, quasi 40 anni fa, ci vollero 3 mesi di inchiesta dei migliori giornalisti italiani, Bocca, la Crederna, no? Per dire che forse non si era suicidato. E quando morì Carlo Giuliani, la tesi ufficiale, ucciso da un sasso, è durata esattamente 3 ore. Nel giro di 3 ore già su internet girava la verità. Siamo molto più forti. E ci manca la cultura, perché prima il povero bracciante siciliano o l'operaio di Torino, no, erano insieme una massa di persone simili a loro. Oggigiorno noi siamo ognuno diverso da noi, no, dall'altro, siamo precari di tanti precari differenti. Allora c'era un'ideologia, un partito, c'erano tutti i comunisti, qua c'è Matteo, di cose qui, no? Il mondo è andato avanti, se tutto, se noi che siamo qua dentro, abbiamo delle idee in comune tra di noi, esattamente come lo devono avere i partecipanti di un'antica sezione comunista. No? E guardate tra le persone che hanno votato al referendum l'anno scorso, no? O che stanno votando a Parma, a Palermo, no? E c'è una comunanza di idee fortissima, fortissima, solo che uno il mondo è moderno, no? E quindi non siamo più, grazie a Dio, al vecchio monolitismo, no? C'è quello che è gay, c'è quella che è femminista, c'è quello che ama gli animali, c'è quello che vuole l'acqua pubblica, non so, sono tante cose, non è più una solamente. Ecco, ancora non siamo riusciti a unirle e ci vorrà ancora tempo, perché è una cosa seria, non è che si può fare un po', però la strada c'è, non so se è. In questo io dico, cerchiamo di essere ottimisti, perché stiamo vincendo noi, non stanno vincendo loro. È come se fossimo nel 1820-30, non c'è più la rivoluzione francese, non c'è ancora il socialismo, no? Però sicuramente non vinceranno i reazionari, questo è sicuro. Volevo dire cosa che hai detto. Io ho vissuto, come l'ha vissuto Riccardo, come l'hanno vissuta anche quelli un po' più grandi di voi, un'epoca simile a questa, che era il 92-93, un'epoca di grande indignazione del popolo italiano, perché c'erano state le stragi, perché c'era stata Tangentopoli e la gente veramente aveva voglia di cambiare. Mi ricordo che l'Italia rischiava la bancarotta come oggi, esattamente come oggi, e mi ricordo questa grande indignazione del popolo italiano, veramente tu eri convinto che stava cambiando tutto. Poi è arrivato un cavaliere, ha promesso a tutti quanti, esattamente ci fu il governo tecnico, allora retto da Ciampi, eccetera, eccetera, oggi c'è il governo tecnico e tutto quanto. Dopodiché è arrivato Berlusconi e la gente ha votato per Berlusconi. Io poc'anzi all'inizio della discussione ho detto, secondo me una parte ci ha votato perché ci ha creduto, ingenuamente, ma una buona parte ha votato per Berlusconi in grande malafede. E questi che hanno votato per Berlusconi in malafede sono, non sono il popolino, il povero disperato, no, gente benestante che evidentemente attraverso la vittoria di Berlusconi è riuscita ad avere delle posizioni di rendita, delle rendite di posizioni che se avessero vinto, io non voglio fare qui un discorso destra, sinistra, eccetera, eccetera, ma diciamo se avessero vinto i democratici,
e in quel momento c'erano, probabilmente certi privilegi non ci sarebbero stati. E allora io cosa voglio dire? Voglio dire che i corsi e i ricorsi storici in Italia, almeno dal dopoguerra oggi, sono questi. Quando siamo in mezzo al fango, allora ci rivolgiamo agli onesti e votiamo Orlando, votiamo Pisapia, votiamo per i migliori. Quando questi ci tirano fuori dal fango, poi ci rivolgiamo di nuovo ai peggiori. Una bella pelata a quelli che ci hanno veramente salvati, possibilmente un monumento, ma signori, non scherziamo con le cose serie. Le cose serie sono gli affari, ecco perché parlo io di mutazione antropologica degli italiani. Fortunatamente siamo metà e metà, e quindi quando quel sistema crolla dobbiamo essere pronti